pomeriggio amici della Mondo Futsal, siamo collegati dal Meucci di Aprilia per l'ottava giornata del girone A calcio a 5 Serie C2. Quest'oggi si affrontano Buenaonda contro Real Fabbrica. Arriva qui il fischio d'inizio, il Real Fabbrica che trova subito la conclusione, il Buenaonda con Crepaldi che tocca poi la conclusione da parte di Crepaldi a botta sicura. Quindi Racanicchi ancora a destra verso De Angelis, converge la conclusione e arriva anche lo primo squillo da parte del Fabbrica. Finestra tra l'effetto da Stefanelli, poi la conclusione ancora Margari, bravo a dire di no con la manona sinistra. Scambia ancora con Bartolucci, De Angelis sbaglia il passaggio, recupera poi Crepaldi, la fitta di Crepaldi, la conclusione e arriva il vantaggio del Buenaonda con il capitano Crepaldi che buca Sacripanti con questo destro. Sale adesso Longo sulla sinistra, Longo con il sinistro, Longo, la conclusione, il pallone che sfiora il palo. Crepaldi, brutto qui il disimpegno da parte di Crepaldi, poi Stefanelli, Margari bravissimo ad uscire. Questa offensiva ancora del Fabbrica che non riesce però a trovare adesso le vie giuste, e Buenaonda che si compatta bene, ma attenzione, arriva il gol improvviso da parte di De Angelis che pareggia adesso 1-1. Quindi Rallo, il tocco, sbaglia il passaggio però recupera Racanicchi, Stefanelli, ma beh, bravissimo Margari. Fabbrica con De Angelis, Bartolucci con la sola, la conclusione e stavolta arriva il gol, buca Margari, conclusione dalla lunga distanza ancora una volta, stavolta Margari non impeccabilissimo. Tocca per Catalano, ancora Cimadonna, sale Catalano sulla destra, Cimadonna serve poi per Modesti, e non trova la porta. Tocca la segna di 2 minuti di recupero, Crepaldi, la conclusione alla fine, l'alza per Lucchetti, si gira il numero 8, Lucchetti, bravo Cimadonna a chiudere, ancora Racanicchi che ritorna sulla sfera, Racanicchi, la finta di Racanicchi, che gol da parte del numero 11 che mette a sedere l'intera difesa del Buenaonda e arriva il gol. Tocco per Sabella, si gira il numero 2, recupera però Bartolucci, impone dentro Stefanelli, Bartolucci e arriva il 4-1 da parte del Fabbrica. E finta da parte del numero 10 che serve lungo in area di rigore, qui viene toccato e c'è il calcio di rigore. Schia adesso, parte Rallo, la conclusione e arriva il gol 4-2. Rientra nel match il Buenaonda, l'ha vista passare veramente all'ultimo. Dunque Infanti, buono il passaggio per Rallo che adesso ha spazio davanti a sé. Rallo vince il pallo, Catalano, il passaggio dentro e c'è gol di Infanti. Rientra definitivamente in partita il Buenaonda con il gol del 4-3 da parte di Infanti, ottimo. Apre per Racanicchi, l'intervento è buono da parte di Infanti, il pallone è buono, ancora Racanicchi, in area di rigore, bravo Crepaldi a chiudere e arriva il calcio di rigore. Battuta. Arriva il fisco, parte Stefanelli e c'è il gol da parte del Fabbrica. Da Stefanelli, sale Catalano, ancora Catalano, cost to cost, De Angelis si mette il corpo, non c'è fallo, ancora Stefanelli, conclusione e arriva il 6-3 da parte di Stefanelli, un gran gol. Quindi Bartolucci, partita che comunque si era riavvivata. Intanto Stefanelli, pallone dentro per Bartolucci che la spara alta. Ancora De Filippis, il passaggio per Rallo, la conclusione, Rallo, che bel gol di Rallo, siamo sul 6-4 adesso su questa decisione. Intanto Longo, conclusione, respinta segretamente, ancora Crepaldi, alla fine il pallone termina in out. Dunque calcio d'angolo è per il Fabbrica adesso con Racanicchi, la conclusione di Racanicchi, poi Discepolo, adesso il pallone dentro, spalla la porta, Longo si gira, Longo finisce a terra, la conclusione, alla fine arriva il fallo, che centimetro al dietro l'area di rigore, fischia adesso Crepaldi, conclusione, respinta, ancora Rallo e alla fine una nuova respinta messa dunque affidata ai piedi di Infanti, ancora tocca dietro per Catalano, la conclusione di Catalano, ancora Sacripanti, bravissimo con i piedi, tiene per non incappare nel tiro libero. Quindi Catalano, pallone dentro per Rallo che sciupa tutto, parte Stefanelli, la conclusione, il palo di Stefanelli, pallone dentro, respinta, alla fine arriva Sacripanti che la blocca e finisce qui il match, finisce 6-4 per il Fabbrica che trova altri 3 punti fondamentali, mentre per il Buenaonda sconfitta
che sa di beffa dopo il vantaggio iniziale. Comunque ha combattuto e ha tenuto duro, ma per oggi nulla da fare.